Assessore Valdo di Bonaventura, insomma, per quanto riguarda gli asfalti, intanto è arrivata la buona notizia dell'ok, è arrivata la PEC ieri della Cassa Depositi e Prestiti, però rimane il problema della ditta. Vabbè, adesso siamo fiduciosi. Guarda, io non avrei voluto lasciare interviste se non prima dell'inizio del lavoro degli Vabbè, asfalti. Però capita. ci sono, sa benissimo, c'è stata la modifica con lo sblocca cantieri delle norme, e al di là c'erano dei piccoli problemi con la Cassa Depositi e Prestiti che abbiamo con tanto impegno diciamo risolto, quindi ci è arrivato l'ok, abbiamo la disponibilità di poter spendere quelle somme. Adesso c'è ancora qualche problemino per quanto riguarda l'aggiudicazione, però entro pochi giorni saremo in grado di poter partire quei lavori. Tutti ci auguravamo di poter partire entro il mese di luglio, proprio per non far coincidere l'intervento con la riapertura delle scuole. Speriamo di anticipare il prima possibile, però la notizia è che comunque possiamo cominciare a intervenire sugli asfalti, perché la situazione è quella che è. Speriamo di poter procedere, comunque le somme sono Possiamo fare insufficienti. mutui perché. Sono insufficienti, quest'anno era sconsigliabile fare i mutui, ma sicuramente il prossimo anno ci penseremo, perché adesso è una prima risposta alle urgenze, le somme sono, diciamo, inferiori a quelle necessarie, però è un inizio di un percorso che mira, nel giro di qualche anno, a ridare decoro e sicurezza ai mandi stradali della nostra città e delle frazioni. Ripetiamo, la Cassa Depositi e Prestiti ha dato l'ok, quindi questa è la buona notizia. Adesso bisogna capire però chi sarà la ditta a fare i lavori. Tornerà in commissione o si andrà No, no, a no. scegliere No, la guarda, seconda arrivata? cerchiamo di tranquillizzare, non mettere. Adesso, ripeto, abbiamo risolto il problema più importante, quello delle somme. C'erano piccoli problemi che abbiamo risolto, quindi adesso, entro pochi giorni si risolverà l'altro enigma e quindi a breve inizieremo i lavori. Tutti avremmo voluto magari iniziare i lavori nel mese di luglio, purtroppo sa benissimo le procedure, il bilancio è stato approvato a fine dicembre, le procedure da sblocca cantieri sulle gare e sugli appalti sono modificate. Quindi tanto il personale, quello che c'è un numero ridottissimo e quindi ha mille difficoltà. Quindi noi l'impegno ce l'abbiamo messo tutto, ci sono stati dei ritardi, ma adesso siamo fiduciosi, a breve inizieranno i lavori, creerà sicuramente qualche disagio, qualche fastidio alla città, però è un inizio di un percorso che dobbiamo immaginare poi nei vari anni di poter dare una risposta seria a tutte le situazioni dei mandi stradali che sono quasi tutti disastrati.